Amici di Attisport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Andiamo oggi in casa dell'Anzio Waterpolis ed è davvero, e lo dico senza retorica, un grandissimo piacere ritrovare in nostra compagnia il capitano del club presieduto da Francesco Damiani, Federico Lapenna. Ciao Federico, bentrovato, è un piacere di averti in nostra compagnia. Ciao Andrea, il piacere è tutto mio come sempre. Grazie a te per l'invito. Federico, io inizio dall'ultima uscita ufficiale, come sempre, bellissimo match giocato sabato scorso nell'impianto amico, però conclusione sfortunata contro una delle squadre più in forma del torneo, una formazione che non mi stanco mai di ripeterlo. L'anno scorso è stata un passo dalla finale scudetto. Lazio perde contro il Trieste e ti chiedo, 17 a 11, partita decisa nell'ultimo quarto, ti chiedo. Che cosa vi ha lasciato questo KO? Ma guarda, intanto Andrea, permettimi di fare i complimenti al TS, a Bettini, comunque alla società e a tutta la squadra, perché veramente ho visto una squadra ben organizzata, che ha giocato una grande pallanuoto, ma come hai detto anche tu, questo deriva già dall'esperienza che hanno maturato anche l'anno scorso e quest'anno comunque non ci scordiamo che hanno anche passato il girone di Coppa. A noi questa partita ci ha lasciato tanto. Tanto perché queste sono le partite che ti fanno crescere. Sicuramente non abbiamo avuto un'ottima partenza perché siamo andati 7-2 a un certo punto, ma abbiamo avuto una grandissima reazione. Infatti, a un minuto dalla fine del terzo tempo stavamo 10 pari. Poi il quarto tempo, poi un po' per le defezioni in difesa che avevamo perso i nostri due difensori, poi un po' per la stanchezza e poi anche per la qualità che ha il Trieste. Ha fatto la differenza, però non usciamo da questa partita, no, a testa alta, ma a testa altissima, perché aver giocato una partita, diciamo, fino al terzo tempo pari dimostra quanto di buono abbiamo fatto. E io torno sulla tua risposta e la smembro in tante piccole parti per analizzarla nel modo migliore. Hai detto brutta partenza, a un certo punto gli ospiti erano sul 7-2. Quale credi che sia stata la scintilla che vi ha permesso di tornare nel match e di rimontare lo svantaggio iniziale? Guarda, probabilmente noi anche abbiamo avuto all'inizio, passami il termine, un po' di timore nel iniziare, perché comunque giocavamo con una squadra che sapevamo di essere forte e non siamo riusciti a inizio partita a interpretare, diciamo, la loro difesa nel migliore dei modi. È una difesa organizzata che ha lasciato poco spazio, ci ha messo molto in difficoltà, soprattutto nel trovare le soluzioni offensive e poi con questi errori appunto poi riuscivamo a difendere benissimo. Dopo piano piano siamo riusciti a prendere le misure, è uscito un po' di coraggio e la partita ha preso un'altra piega, ecco. E le energie che avete speso, perché purtroppo siete stati costretti a una rincorsa, quindi sicuramente avrete consumato tanto sia dal punto di vista fisico che mentale. In che misura hanno pesato sul finale del match? Ah, sicuramente hanno pesato tanto e poi loro sono una formazione che ha la possibilità di cambiare 4 e 4. E noi a un certo punto ci siamo ritrovati, come vi ho già detto prima, inizio quarto tempo senza i nostri due difensori di ruolo e questo comunque ci ha portato anche a un problema organizzativo proprio di squadra, che sono giocatori che hanno dovuto giocare un minutaggio più alto e come anche già hai ribadito tu, già rimontare non è semplice, fai una fatica abbastanza elevata e anche appunto le defezioni e il minutaggio elevato ha portato all'ultimo tempo che diciamo abbiamo avuto questo calo. Torno sempre su una parte della tua risposta iniziale. Sono partite che fanno crescere. Ed è vero perché dalle sconfitte si impara e si limano gli errori e si migliora indubitabilmente. Allora mi viene spontaneo chiederti, come cambia la consapevolezza del Lazio dopo essersi misurata da pari a pari contro una delle più forti del torneo? Cambia tanto perché questo dimostra quanto di buono noi abbiamo in rosa e quanto di buono è stato preparato da Roberto, appunto, dimostra tanto. Certo, ancora ci manca qualcosina per far sì che, diciamo, questa partita come quella anche col Palermo, che abbiamo perso comunque di misura,
Diciamo, ci manca qualcosina per stare lì, ma non tanto. E io credo che da queste partite possa abbassarsi appunto la differenza, perché sicuramente escono determinati errori che, andando avanti nel tempo, e non ci scordiamo che noi siamo 11 giocatori nuovi in rosa, porteranno a migliorare visibilmente, secondo me, nell'arco del campionato determinate cose. Il prossimo turno vi propone una sfida sicuramente importante, sia in chiave salvezza che in chiave di possibili ambizioni un po' più alte. Vi attende la trasferta contro l'Arena Nantes Salerno. Che tipo di partita ti aspetti? Sarà sicuramente una partita difficile, perché loro hanno bisogno di fare punti, anche se hanno avuto una partenza di campionato complicata, giocando praticamente con le prime della classe, quindi anche, si poteva anche aspettare un inizio del genere. Adesso hanno estremo bisogno di punti e noi sicuramente sappiamo quanto è importante questa partita per far sì, come hai detto te, che il campionato possa prendere una piega diversa, perché andare a Salerno e fare punti potrebbe far cambiare visibilmente il nostro campionato e, perché no, ambire a qualcosa di diverso. Quali saranno, secondo te, i fattori decisivi per portare a casa la vittoria? Come si esce dal campo di Salerno se si gioca a Salerno? Perché al momento non sappiamo quale sarà il campo di gara. Come si esce con i 3 punti? Ma secondo me la squadra che difenderà meglio sarà quella che porterà a casa il risultato, e nella difesa intendo tutta la gestione della partita difensiva, quindi chi riuscirà a difendere meglio uomini pari nelle varie situazioni di uomo più, uomo in meno, sarà la squadra che riuscirà a portare a casa il risultato. Chiudiamo con un'ultima battuta. Riprendo quello che dicevo prima. Il match con Trieste cambia la vostra consapevolezza. Che cosa vorrebbe dire poi uscire dalla vitale e tornare a casa con questo successo esterno? Beh, cambia tanto, anche perché noi abbiamo ancora un cammino lungo nel girone d'andata, dove comunque tutti gli scontri diretti sono fuori casa, e arrivare a questa partita, che praticamente sarebbe metà girone d'andata, vincendo a Salerno, avendo vinto a Catania, avendo pareggiato con Bologna, fa sì che il girone di ritorno, considerando che c'hai praticamente tutti gli scontri diretti in casa, anche Roma e Bogliasco, che ancora ci dobbiamo giocare, fa sì che ci sono in palio tanti punti, e secondo me il nostro fattore casalingo sarà quello che inciderà tantissimo, perché penso che in casa sicuramente possiamo, come abbiamo dimostrato, dar fastidio a tutti, e nei scontri diretti, secondo me, a casa nostra sarà difficile per chi viene a far punti. Va bene, siamo arrivati così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Federico Lapenna per averci fatto compagnia. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima giornata. Ciao Federico, grazie. Ciao Andrea, grazie a te.